8 squadre per un trofeo. Dal 30 aprile al 2 maggio scatta la fase finale della Coppa dei Campioni di Basket in carrozzina. Un evento a cui prenderanno parte ben due formazioni italiane, la Lottomatica Elecom Sport Roma e il Santa Lucia Sport Basket, che sul proprio campo ospiterà la competizione. In bocca al lupo è dell'assessore allo sport Patrizia Prestipino. Che vincano le squadre romane mi pare una cosa scontata, che però sia un bel esempio di sportività per tutti. A sfidarsi, oltre alle due italiane, ci saranno i turchi del Galatasaray, campioni d'Europa in carica, due squadre tedesche, due spagnole e una britannica. Per uno spettacolo assicurato, grazie a dei ragazzi fantastici, come spiega l'assessore alle politiche finanziarie e di bilancio Antonio Rosati. È un motivo di grande orgoglio, di grande soddisfazione, siamo stati entusiasti di sostenere questa iniziativa della finale della Coppa dei Campioni a Roma. Credo che tanti di questi ragazzi, perché molti atleti sono giovani, molto giovani, io credo che sarebbe interessante raccontare la loro storia, le loro fatiche, i loro allenamenti.